Si apre una stagione di bonifica, di risanamento per la Valle del Sacco e parallelamente si intensificano, con la collaborazione interistituzionale, tutte quelle azioni di dissuasione e di contrasto a forme di inquinamento. C'è tutto questo nell'accordo di programma per il SIN Valle del Sacco, firmato dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa e dal governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti in prefettura a Frosinone. Siamo al giro di boa. Con un'attenta progettualità si vuole trasformare il terzo luogo più inquinato d'Italia, puntando sulla sostenibilità, sulla bellezza, su un'imprenditoria innovativa, in una opportunità per lo sviluppo. La filosofia della bonifica è infatti quella della rigenerazione. Si faranno sforzi costanti per la tutela del territorio, evitando che si torni ad inquinare. Ci sarà un grande protagonismo dell'ARPA Lazio, dei carabinieri forestali, dei sindaci, dei singoli comuni, di tutti gli attori coinvolti. Si parte quindi con la bonifica, che durerà per 4 anni. Sul tavolo 53 milioni di euro, di cui 23 già individuati attraverso progettazioni. Ci sarà il monitoraggio dell'acqua di tutto il SIN e la valutazione epidemiologica nel sito. Un'innovazione forte, insomma, come l'ha definita il ministro Sergio Costa. Insomma, la Valle del Sacco si tramuterà da problema ad opportunità produttiva e di benessere di questo territorio. Noi abbiamo costruito insieme alla Regione Lazio, che ringrazio, e a tutti i sindaci, perché guardate, è stato partecipato dal basso, cioè tutte le istituzioni si sono messe attorno al tavolo per costruire questo accordo di programma, e che già simbolicamente è un gesto molto forte, ma poi concretamente l'abbiamo innovato, contingentando i tempi, dando per ogni tempo un qualcosa da fare, costituendo un comitato di verifica strada facendo, individuando alcuni percorsi nuovi come il monitoraggio complessivo di tutte le acque o la verifica epidemiologica, che è qualcosa di estremamente significativo. Noi crediamo che possa andar bene e di conseguenza magari lo estendiamo, ovviamente con le differenze geografiche di ogni SIN. Noi abbiamo comunque 41 siti di interesse nazionale a livello nazionale, appunto, e che aspettano tutti quanti finalmente la messa in sicurezza, la bonifica e la rigenerazione, la rinascita. E alcuni sono a buon punto, molti no. Allora noi su questo stiamo lavorando, anche per semplificare il sistema, perché molto spesso il sistema è articolato. Questo sistema che abbiamo pensato assieme alla Regione Lazio è un sistema anche molto veloce. Adesso c'è bisogno, per velocizzare ancora di più, di una fonte primaria che stiamo scrivendo, la famosa norma Terra Mia, dove nella prevenzione c'è anche questa velocizzazione. Noi chiameremo al coprotagonismo, oltre che i territori, gli amministratori, anche le imprese, quelle imprese innovative che fanno della sostenibilità ambientale uno dei punti di forza di un nuovo modo di produrre in Italia, che possono essere i protagonisti della rinascita di questa fetta di territorio così martoriata. È molto importante che anche questo accordo di programma segue una scelta importante che abbiamo preso anche qui con il Ministero, anche se è una scelta nostra, che è quella della conversione degli inceneritori di Colleferro, anche in vista delle scelte europee che mettono in via di dismissione gli inceneritori dal 2030. Abbiamo fatto la scelta di non riaccendere quei due impianti e di puntare a una conversione per un'impiantistica del futuro che punta al riuso e al riciclo in un territorio anche qui martoriato dall'inquinamento. Sembrava impossibile, però invece anche questa è stata una bella scelta. Io ringrazio il Ministro, perché se abbiamo ottenuto questi risultati, certo è grazie alla volontà di tutti, dei sindaci, dei territori, ma anche di una bella collaborazione che ci ha permesso di fare cose utili per l'Italia.